Buongiorno a tutti, oggi è il 14° giorno del mio viaggio in bicicletta. Sono a Pescara perché ho archiviato la Via Francigena e da oggi ricomincerò a risalire lungo l'Adriatico per poi fare forse la ciclovia del Po, la Ida, ancora non lo so. Ho dormito in un B&B lì dietro dove abbiamo rischiato la morte perché i ragazzi avevano lasciato il panno per asciugare i piatti sui fornelli e non si sa per quale motivo ha iniziato a partire la scintilla. Stanotte abbiamo iniziato a sentire questo rumore, c'era il panno già che stava un po' bruciacchiando, ma è andato tutto bene, quindi siamo salvi, si riparte. Adesso vado a fare un po' di colazione. Davvero tanto che il gatto coi pedali fosse chiuso, nonostante su Facebook ci sia scritto che anche lunedì è aperto. E vabbè, non sono riuscito appunto a incontrare Salvo, mi sarebbe piaciuto offrirgli una colazione, fare un paio di parole con lui prima di partire, ma fa lo stesso, sarà per la prossima volta. Ciao Salvo, e avevo bisogno anche di un paio di guantini e invece niente, me li dovrò prendere da qualche altra parte purtroppo. E vabbè, adesso mi sto godendo un po' di lungomare e non so, voglio fare un centinaio di chilometri e spero di trovare qualcosa da dormire non troppo costoso per le mie povere tasche. Vi aggiorno dopo. Ciao ragazzi. Prima di Pineto ho imboccato la ciclovia Adriatica numero 6. Per ora sembra carina, è quella che corre lì. Da quel lato lì c'è l'Adriatico. E essendo a Pineto, siamo in una pineta molto fresca, quindi si pedala bene. A dopo, ragazzi. Che dopo aver percorso la Via Francigena, trovarsi sulla ciclovia Adriatica che è tutta piatta, tranquilla, abbastanza scorrevole, dove si incontrano un sacco di vacanzieri, si passano tutte le città, si attraversano lidi dai quali si sente il profumo di salsedine misto a creme solari e quella musica di merda che di solito trasmettono. È davvero strano, davvero strano. Però ci sta, dopo tutte le fatiche appunto del cammino, ci sta a godersi un po' di spiaggia, un po' di mare, un po' di pedalate tranquille senza dover farsi sempre salite, discese, salite, discese. Quindi me la sto un po' godendo. Tra poco mi fermo magari per farmi una pausa a gelato, granita, panino, qualcosa. E non lo so, non so ancora dove arrivare, penso zona Porto Sant'Elpidio. Ma devo ancora trovare da dormire, quindi
mi muovo. A dopo, ciao ragazzi. Anzi, doppio aggiornamento. Il primo, che da San Benedetto del Tronto, penso di aver sbagliato uno degli svincoli per rimanere sulla costa, sono stato fiondato sulla statale un po' trafficata, ma con un bel margine per poter pedalare. Il problema è che non riuscivo più a venirne fuori, a ritrovare la strada per scendere giù nei paesini e fare la costa. Il secondo aggiornamento, che è qui a San Giorgio, dove sono arrivato e dove avevo trovato un B&B. Il B&B non ha più posto ed era già uno di quelli abbastanza cari, ma l'unico abbordabile alla mia portata. E il prossimo che ho trovato su Booking è a 20 km da qua, a Civitanova, e che ancora è a rischio del mio budget giornaliero, ma è l'unica soluzione che ho trovato, quindi a mio personale parere è quasi livello strozzinaggio, ma quello c'è e lì andrò. Quindi mi devo fare altri 20 km, ne ho fatti 100 adesso, 98 e mezzo tipo, e quindi vado avanti. La cosa positiva è che domani avrò 20 km in meno da fare, giusto? Ciao ragazzi.